Questo è lo spacchettamento compulsivo, remissivo, aggressivo. Lo sapete, no? Quando sto storta è perché comunque, aspettate, devo dire una cosa. Questa è la collaborazione, quella che io faccio con Nadia e Sofia, di prodotti di Edicola. Ciao Sofia! Amore! Allora, spieghiamo, ricapitoliamo. Nadia mi ha proposto di fare questa cosa e ho saputo, dopo 2 settimane dalla messa in onda del video su YouTube, che praticamente lei ha avuto questo pensiero dolcissimo per Giulia e Sofia. Quindi io, Nadia, ti ringrazio pubblicamente. Non è una cosa che tu hai proposto anche ad altre persone, è una cosa proprio di Giulia e di Sofia. Quindi io ti ringrazio tantissimo, te lo dico davvero, noi ci sentiamo e ci sentiamo col cuore. Ti ringrazio tanto, amore mio. Allora, chiusa parentesi, prodotti dell'edicola, non bisogna superare 10 euro, ed è una lotta agli armamenti qua perché cioè, noi cerchiamo di non superare, solo che abbiamo scoperto oggi una mala realtà e verità: l'edicola Marietto, dove andiamo noi, deficita, e quindi abbiamo deciso che questa volta abbiamo preso le cose lì, ma dalla volta successiva andremo a comprare in un'altra edicola fornitissima di Porto Recanati. Allora, prima di tutto vi volevo presentare lei. Ciao! Sta zitta. Allora, lasciami spazio, figlia mia, subisci. Allora, perché devo subire? Perché... Ciao Sofia! Ciao! Torna indietro. Allora, sta zitta. Allora, praticamente ci siamo divisi i compiti come sempre. Maria, ci siamo. Non è vero, vieni a me, città della fine. Allora, ci siamo divisi i compiti. Lei si prende sempre le cose più belle da spacchettare. Vabbè. Ah, vi volevo dire. Allora, Abbiamo speso 8,90 euro. Però, quindi, cioè, non abbiamo sforato manco 10 euro, cioè siamo andate proprio sotto, felicissima. E il fatto è che però io alla fine ho comprato 2 quadernoni, avevo chiesto a Nadia cosa dice, ci rimetto questi 2 quadernoni come prodotti d'edicola, nel senso che comunque prodotti d'edicola sono giochi, spacchettamenti vari, però alla fine mi sono detta che sono talmente carine che quasi per andarci a scuola è un peccato. E io li faccio vedere come fossero prodotti, diciamo, da edicola, perché Giulia ama colorare sui quadernoni e ogni quadernone per lei è un diario, vero mammina? Rispondi! Sì! Ok, vai via, sta zitta, ritorna nel tuo anonimato. Praticamente abbiamo deciso un attimino di far vedere anche questi quadernoni, vero amore? Perché questa volta valgono, anche perché la tirati fuori a 50 centesimi l'uno sono pochi. Sono pochissimi. Allora incominciamo, vai. Grazie, incomincio io. Vai, incomincia tu. Abbiamo preso questa bustina di, come che si chiama? Braccialetti faccine, tutti con gli smile. C'è l'apertura semplificata, adesso andremo a vedere. Sono carini questi, Allora, questo... Però devi colorare non i braccialetti ma gli smile. Belli questi qua, mamma, li plastifichiamo! Eh già, vabbè. Ho trovato! Belli! Questo rosa! Fai vedere le faccine, Giulia! Tutte faccine! Che belle che sono! Questo è carino! Dai, questo è veramente carino pure questo! Quanto l'abbiamo pagato? Perché oggi tu c'hai freddo, mamma! C'hai un freddo addosso! Ma adesso stai bene? Stai meglio? Sì! C'hai caldo? Un po'. Togliamo il giubbetto? Sì. Va bene. Vai. Ho un attimo di pausa. La pubblicità. Hai fatto? Puoi ritornare. Sì. Insieme anche al mio braccialetto giallo. Bello. Fa vedere, mammi. Guarda che carino questo qui, Questo piace pure a me. C'ha praticamente no, tutte le facce c'ha. Tutte faccine, arrabbiati, tristi. Vai. Tocca a me? Sì. Posso vedere? Sì. Molto bene tacito? Vai. Ok.
Adesso tocca a me, sta zitta. Io non ho parlato quando toccava a te. Allora, siccome lei si è innamorata di questo, e la volta scorsa ha trovato solo questo giallo, ritorna. Ma sei pazza? Mi vuoi ammazzare? In diretta, mamma. Allora, praticamente abbiamo ripreso questo perché lei ha la speranza di trovare questo. Io ho la speranza di trovare un doppione, quindi me lo frego io. Vabbè, se è doppione sì, mamma. Io ti sfamo, tu mi dai il doppione. Allora, vediamo. No! È rosa! Che bello! Ho trovato questo senza un doppione. Ah, ho trovato, quindi dammi il polso. No, no, mettilo di qua, tutto qua. Vai. Quella felicità non è tanta. No, la mia felicità non è tanta, Giulia. Fammelo vedere, facciamolo vedere. Allora, è come l'altra volta. Sono morbidi, come quello giallo praticamente. Però questo è giallo. Questo è giallo. E sono comunque fluo, sono proprio fluorescenti. Sono bellissimi. Metti pure, mamma, questo. Mettiamo dietro per così. Oh, ma dai, è troppo carino. Anche adesso che incomincia la scuola, che sei ancora... Fa anche l'arcobaleno. No, stupendo. Questo mi piace tanto, mamma. Questo lo riprendiamo. Ci facciamo è di plastica, la non è gommoso come... Questo infatti è plastica, sì. Poi, visto che ieri... Aspetta, aspetta. E poi questo qui. Già. Già. Lo regalo a te. Che ci faccio io? Io volevo il braccialetto. Vai. Poi, visto che ieri abbiamo visto l'era glaciale 5, abbiamo preso due bustine di l'era glaciale 5, uno a me e uno a mamma, di grotta di collisione. Adesso andremo ad aprire. Dobbiamo dire anche quanto l'abbiamo pagato, questa a differenza dei cucciolotti, te lo ricordi? No, 70 centesimi, questo costa un po' di più. È comunque una novità, quindi... Faccio un po'. Non importa, rompi, mamma tessa, non ti preoccupare. Questo che si illumina. Dai, falli vedere subito, sennò. Ah, ma questo non è di lotta di collisione, però. No, è l'era glaciale 4. Ah, ha fatto un po' un mischiotto. Perché questa è dell'era glaciale. Avrà 4. Sbagliato. Non ha sbagliato, mamma. Mette tutti carino. Magari se fermasse su questo, su questa immagine. Bella. Poi? Poi c'è questa parte di Manny. Quest'altra parte. Sì. E poi c'è questa. Carino. Poi tocca a te. Che ansia. Boh. L'altro pacchetto lo apriamo. Ah sì, perché abbiamo detto che comunque anche le figurine possono essere... Oh, carino questo qui. Guarda. Di l'era glaciale 3. Beh, praticamente ha messo tutta l'era glaciale, praticamente, sì. Da quello che ho capito. Questo. L'era glaciale 5. Questo è dell'era glaciale 5, perché a noi piacciono proprio, L'era glaciale 5. Questo, stupendo. Si vede male con il coso, però, La luce mi fa riflesso. L'era glaciale 3. Ah, guarda che bella. Questa mi piace. Questo è quando mi guarda mio padre. Sì, mio padre, magari. Quando mi guarda mio marito Michele, quando devo fare il video. Capito? Oppure quando devo comprare qualcosa. Amore, compriamolo. È la stessa espressione di babbo. E poi questo qui, che non so come si vede, scusate, dovrebbe essere così, sì. Ecco, fa parte praticamente di un pezzo. Di un pezzo. Poi, vai. Abbiamo preso un'altra volta queste qua. Perché la volta scorsa, mamma, c'erano piaciute. Quanto le abbiamo pagate, mammina? Sempre €2,90. Le forbici non le abbiamo prese? No, siamo state più brave adesso, ti siamo piaciute, mamma. Ma è bello. E la fai? Aspetta. No, ecco. Non è con lo scotch, è proprio incollato. Andiamo a vedere. Devono vedere loro, mamma, no, tu prima. Degli elastici di Sofia la principessa più il cerchietto di Sofia la principessa. Carino! Carino questo qui. Aspetta, che non si vede. Eccolo.
Wow, e questa collanina di Me and Me. Ah, carina questa qui, mammina. E basta? Ah, sì, perché il cerchietto è con gli elastici. Ah, praticamente questa volta solo due cose. No, tre. No. Due cose. Tre fantastiche sorprese, gli elastici, il cerchietto e la collana. Ah, considerato gli elastici come un coso. Beh, vabbè, non c'è problema. Poi! Oh. Poi! Vediamo i due famosi quadernoni che sono veramente carini. La nostra edicola le ha tirati fuori a 50 centesimi l'uno. Sono tutte e due di Paperina. E il fatto carino è che sono tutti glitterati, vedete come sono? E praticamente è quasi un peccato usarli per la scuola, soprattutto questo sembro io la mattina quando devo chiamare Giulia che devo andare a scuola, capito? La sera va a dormire prima! Uguale. Allora. E quell'altro cosa significa? Non lo so, questa sono... Sei tu quando sei imbronciata. No, sono io quando babbo non mi vuole comprare le cose. Eccomi, uguale, la stessa faccia. Sono comunque due quadernoni a righe e quindi va benissimo. Davanti, così. Come fa? Stai buona, lo devono vedere loro. Ecco, praticamente il dietro è così, lo stesso glitterato in questo punto. È glitteroso. Questo... Va bene, Giulia, puoi andare. Dopo questo, un bacio, alla prossima. Ciao Sofia! Ciao! Ciao, ciao Nadia! Grazie!